Stavo ricominciando tutto da capo. No, perché salvo? Ok. Eravamo rimasti qua. Togliamo la musica. No, non l'ho tolta. Ok. E eravamo rimasti qua. Devo aprire l'acqua, banalmente. Quindi devo andare qua. Devo andare qua, ma immagino o qui sotto. Sì, qui sotto direi. O sopra. No, sotto, sotto. Spero che si veda, perché se no non so cosa fare. Cioè, seriamente non saprei cosa fare se no. Ok, ci sono. Devo portare qualcosa qui per appoggiare. Oppure devo aprirlo in qualche modo. Ciao bro. Ah no, aspetta. Passo io, Link. Grazie. In teoria ci dovrei passare, no? Sì, va bene. Troppo forte, raga. Qua ci devo mettere qualcosa. Buonasera, Cree, buonasera, buonasera. Ci ho passato 20 minuti a cercare di entrare, raga. Io sono un attimo demoralizzato. Cioè, ogni volta arrivo a sera, anche vorrei fare la live tranquillo, e invece niente. Vabbè. Spero che si veda bene almeno, cioè, perché sennò impazzisco. Allora, ok, devo andare là. Almeno quello. Grazie, Cree. Come stai, Cree? Come va? Cosa mi racconti? Stasera, tra l'altro, ho il presentimento per non andare a nessuno. Ormai di quello sono abituato. Ma sì, pazienza. Allora, ok. Ci sono. Sono un genio? Allora, ce la faccio? Bravissimo, Link. Così mi piace. No. Buonasera.
Sì, lo so, Sacce, lo so. Me ne sono accorto. Come va, come va? Non sento i suoni, ma non si sentono neanche in live, raga. Fai un punto esclamativo. Un punto esclamativo watch time, per favore, Cree, che si dovrebbe sbuggare. Ci mancavano solo quello, però. Ok, riprova adesso. No. Esatto. Sazio, questo anche a te. Non devi parlare! Non so perché, va bene. Non so perché, ma ogni tanto mi si buggano i suoni con Stream Elements e basta che utilizzo un comando un po' più leggero di Stream Elements, di Stream Elements per fare tutto il resto. Non so perché. Capita anche ai migliori, lo so. Il migliore sono io, ovviamente. Grazie. Non so chi l'abbia fatto, ma grazie. Sarà Cree, perché c'è solo Cree, quindi. Guarda, Link. Forse controlla una valvola. Ha la forma di una ruota idraulica. Beh sì, grazie. Tu sei proprio intelligente. No. Allora. Scusa, ma... E quindi... Ma no, voglio usare questo. Sì, avevo capito, credo. Ma che ci devo fare, scusa? Ah, ho capito. Guarda che genio che sono, guarda che genio che sono, raga. Vieni qua. Quando uno è un genio, è inutile. È inutile. Sì, hai aperto una va fantastico. Guarda, ci sono altre trass. Ok, allora le altre tre sono una lì, una lì, una. Ok, perfetto. Stavo cadendo brutalmente, tra l'altro. Bellissima sta cosa di essere sulla luna, praticamente. Ma devo andare là sopra. Che scemo. Che scemo, chi è? Che scemo. Mi lancia non vedere la live. Ora guardo la live che così vedo se lagga. Cree, evita di mettere in primo piano cose così perché non ha senso.
Meno male che ho aperto la stream, perché sennò non l'avrei visto. Tra l'altro. Ehi, faccio la pista adesso. Mizzega! Scusa, non ne posso buttare uno tipo questo. Sono scemo perché ho messo lo scudo quello sbagliato. Sad face of Christian Mayonians. Amugus. Tu 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 tu. Tururu. Sono stanchissimo stasera, però c'ho voglia di far live. A coloro secondo me è meglio che usi qualcosa di più lontano, tipo lui. Che è ok, che è enorme, però almeno sono. Ciao Edo, come stai? Come stai, come stai? Mi sa che Link c'hai 95 anni, cioè. Aia. Bene, bene. Cosa mi racconti? Niente di che. Nada di che. Ci sono stato tipo, che ne sono le 11, sono stato 2 ore dietro la connessione, ma più che altro è OBS, perché la connessione io sto andando adesso in app a 28 megabit per secondo, che non è tanto. Però il massimo che puoi utilizzare per Twitch è 6000 kilobit. Fai te. Ah, ok. Vabbè, non è poco nello studio comunque. Edo. Però adesso stai guardando Hendrix. Hendrix Official. Tanta roba. Allora, dove devo andare? Devo andare. Non mi dice niente. Ok, devo andare. Quello lì. Non ho capito. Devi bere! Cioè, mi sono caccato. Proprio di acqua. Non male che c'è Edo che mi fa bere. Se no Christian non ci pensa mai. Amico, amico.
Easy. Delle frecce no, eh. Oh, bello. Sarò che Cristiano mi scriva... Ah. Ok. Ho scorreggiato ed è uscita un po' di merda. Ho scagareggiato. Sad Cristian. Oh, frecce, benissimo. La faida fra mod è ancora viva in questo canale. Ci dissociamo, ovviamente. I nostri moderatori si vogliono bene. Allora, siamo calvi, eh. Con quanta cattiveria abbiamo buttato giù tra l'altro. Allora, siamo calvi. Le frecce non ci sono qua, no. Ah, ma che scemo, sono deficiente. Sono cretino nel cervello, bro.
Allora, io mi sono rotto. Sono fortissimo, proprio un cretino. Fortissimo cretino. Ok. Mi sa che non devo... Cioè, devo prima partire da un'altra parte, perché mi sembra impossibile che qui... Fate un salto. No, dico, infatti non salta. Cioè salta dall'isola all'altra perché lui c'ha il... c'ha il potere dell'acqua. Però non salta nelle isole un po' più strane, diciamo. Cioè con l'acqua lui si può... può creare una forza, diciamo, di... cosa, di... come si dice? Di... una potenza stupenda, non so come si dice. Ah, qui immagino che ci debba mettere una pepita, una palla. Bro, vieni qua. Dove sei? Che cavolo è? Dove è andato? Scusa, eccolo qua. Faccio io lì. Magari. C'è questo potere qua, lui lo usa per volare. Eccezionale, Link. Resta quella. Non ho ancora ben capito come si... Ah, una cosa. L'ultima volta non l'ho fatto. Ah, però non posso farlo da qui. Sì, posso, ok. L'ultima volta non l'ho fatto. Voglio provare a fare una cosa. No, vabbè, chi se ne frega, poi lo faccio. Vorrei, però non vorrei annoiarvi, quindi lo faccio magari dopo. Devi bere! Fare qualunque cosa, cioè io capisco, però questo
bolle sono bellissime. Te faccio sempre di più. Ma come no? Di qualcosa a Christian. Grazie, gentilissimo. Dai. Sti salti qua sono aspetta, devo fare ma raga, ma seriamente? No, ma non è vero, non è vero questa cosa, non è vero. Senti, vai a cacare. Huh?
però io voglio delle frecce. Raga, io voglio le, semplicemente delle frecce. Ma non vole... Senti, sì, devo andare a comprarmi delle frecce, se no non ce la faccio. Allora. Andiamo qua. Scusate, ero decentrato, me ne sono accorto adesso. Live lagga? Oh, va bene. Sì. Ah, so che più avanti c'è un oggetto che ti fa craftare le cose, però non credo che ti faccia craftare le frecce. Da qualche parte un emporio che vende le frecce, no? Spero. Sì, ecco lì. No, non sono frecce. È cibo, ma chi se ne frega? Ma... Che scemo. C'è lì, c'è lì. Ah, posso venderti qualcosa? Ah, compra da me. L'avevo letto compra. Allora, io ti direi che ti posso... Non so chi siamo. Ah. Curiosi al massimo. Oh, niente, Edo non sa scrivere stasera. Lo vedo. Io ovviamente ti prendo in giro, ma scherzo, bro. Ci manca. Non c'ho i cosi da vendere, mi sa che li ho venduti quelli. Perché io dovrei chiedere qual è il suo... Ok. Adesso però, già che siamo qua, io voglio provare una cosa. Che l'altra volta non l'ho fatto perché alla fine non ce l'avevo voglia. No. Grand Eder. Non ho capito. E cioè andare nel castello di Hyrule e cercare di capire. Perché allora, l'altra volta sono sceso di qua, però in teoria era dall'altra parte. Cioè era qua perché c'è il molo di qua. Ed era dove c'era il molo che ho trovato la spada, se non mi sbaglio. Lo scudo, se non mi sbaglio. Quindi andiamo un attimo di là e poi saliamo su. Però adesso voglio per forza provare ad andarci. Mi sono cacato. Qui dentro non ci sono dei sacrari da prendere, vero? Ogni volta farsi tutta sta strada è fastidioso. Ce n'è uno lì, ma mi sembra che l'abbia già preso. Ah, ma che scemo, ce n'era uno qua. Colpa di Christian. Palese proprio. Colpa di Christian, palesissimo proprio. Palesissimo, Cri. Palese proprio. Papà, via quanto è palese. Proprio palese.
Ciao bro, so che dovresti parlarmi, ma non ti parlerò. Se vedete che il gioco lagga e non laggo io, è perché il gioco lagga. Banalmente proprio. Sì, sì, è di brutto lì, ma di sicuro, guarda. Sono sicuro. Se il gioco lagga, Sono un genio, raga. Ma se io gli parlo, lui mi apre. No, non me ne frega niente perché poi magari mi dice cose e io non c'ho voglia di ascoltare. Io entro e basta. Mi sa devo andare fino dall'altra parte. Ecco, qui servirebbe il destriero, quello lì di Breath of the Wild. Mi pure è qua, non so perché. Guarda. Ah, pensavo mi desse un legnetto, quello niente. Zero zero carbonello. Colpa di Christian. Quante frecce c'ho? 25. Mi sa così poche. Sono di averne preso tipo 452.000. Crima, in sti giorni sbaglio, c'è molta meno gente che stream, eh? Cioè sono tutti in vacanza. Lo scudo, non lo voglio quello scudo, non mi piace. Tutto colpa di Oemi. Ci si riposa. Beh, anche Stasis però non stream. Brutto e cattivo lui. Allora, Edo mi dice sì e tu mi dici no. Beh, in effetti anch'io non mi sono fermato. C'è il porto qua. Ma cosa vuol dire? Ah sì, è ancora in live. Spetaz. Ok, sì. Sono sul live sul Discord mio, credo. Sul Discord quello della live. No, perché poi se ci distrae troppo, cioè nel senso, mi piace scherzare e ridere, però se sto facendo un gioco e poi si parla di tutt'altro non mi garba troppissimo, ecco. Guarda che pin, e poi toglie il pin senza neanche. Bah, guarda. Senza neanche aspettare che io gli dessi cosa di leggere. Non lo so. Ho fatto. Per adesso sono a 45 minuti, quindi ti direi che almeno un'oretta voglio farlo. Non è vero, io sono antipatico. Cerallino! Ah, sì. Quello sì. Oh, santa palla, questi?
Raga, ma che ansia. Scusa, Carolina. Arrivo subito. È che c'ho un goccetto d'ansia in questo momento. Ecco, so a Carol, perfetto. Vedi che era qui. Ora vedi che non è lo scudo. Però togliamoci questo. Dimmi che è lo scudo. Dimmi che è lo scudo. Sì. Sono contentissimo, raga. L'ho trovato. Avevo ragione. Avevo ragione io. Mi piace quando c'ho ragione. Torno qua, va bene. Oh. Sono contentissimo. Sono contentissimo. Ma cosa fai? Ma scusa? Vabbè, dai, lo prendo come un complimento. Ma stai zitto. Che bello che è sto scudo, raga. Troppo forte. Raga, sono troppo forte, inutile. Non pensavo che sarebbe volato così tanto. Allora, questi spam? Lo cancello perché Christian non può spammarsi, solo Edo può spammare il suo canale. Solo ed esclusivamente Edo. Lo so, ma solo Edo può spammare. Perché tu non streami quello che streama Edo. Fai un SO a Edo e pinna quello, perché quello sì che è uno stream. Guarda che stream, guarda lì. Ce vuoi mettere, Cree? Dai, su. Non diciamo fesserie. Dai, guarda lì. Eh sì, infatti. Punto acclamativo, non è esclamativo, è proprio acclamativo quello. Questo è per il meme, perché quello è un vero gioco, invece lui no. Ho sbagliato tasto, mi sa. Ho usato quello per fare il tuffo, credo. Che sono stanco, vero? Comunque è impressionante come in live ci metti 45 anni a fare qualcosa che fuori live avresti... Dove è andato l'uccello? Il pesce. 3 minuti. Edo, che ti perdi ti copia il combo. Va a segnare il rego. Ne manca uno, raga. Meraviglioso! La prossima è l'ultima, Link! Meraviglioso! L'hanno strappato dall'abbraccio di sua sorella, per urlare così forte.
Edo, per favore. Ma Cristian, ma tu sei già VIP. Ma Cristian, se... Ora tolgo i punti a Cristian. Ma regà, ma siete già VIP. Siete moderatori, cioè... Che scam, che sono questi ragazzi, ragazzi. Ah già, non ho la tuta azzurra. Ah, c'è una palla da qualche parte da far andare lì. Ed è lì, perfetto. Io credo che l'abbia finiti con questa cosa. Ma lo... Non volevo mangiare. $163.936, ma anche senza il coso, Cree. Ah, perché c'è la roulette, giusto. Ah, non c'è la roulette, perché è di stream... Non lo so di cosa sia, ma io non ce l'ho attiva la roulette. Ah, c'era il bordo. Cioè, adesso c'è il bordo e non posso scendere. Prima che c'era il bordo e c'era un buco. Vabbè. Va bene, hai ragione tu. Per questo che non lo faccio. Invece di... Regala 7 sub. Così. Non ricordo più dov'è che dovevo andare. Ah, di là. Guarda che tuffi che fa Link. Dai, qua è normale fare questi tuffi bellissimi. Qui sono... Ah, no, devo andare qua sotto. Devo stoppare questo, dici?
Allora, devo capire come tira su sta roba. Devo fare in fretta prima che... No, niente. Allora, devo bloccare in qualche... Ah, ho capito. Ho capito. Easy proprio. Easy. Bro, dove stai? Bro, dove stai? Ma dov'è sto tizio? Ce l'hai fatta, lì! Adesso... Perfetto! Sono tutti pieni d'acqua! Ora dobbiamo... E cammina 2 metri. Che bella la luna. Dispositivo centrale dov'è che fu? Là. Non è passato Spice. Ha detto che passava a salutarmi quando finiva. Che scam. Just peace. Oh, finalmente la melma si è dissolta. Ma allora il villaggio? Oh. Amico Frizzo si sta svegliando. Azione! Caruccio. Allora era quel mostro a causa della neve. Ah. Hello, motherfucker. Grazie, Hendrix 951, Maldito. Per il follow. Che bel nick che c'hai. Come mai qui? Riesci a generare meno? Allora lo sistemiamo noi. Partiamo. Dobbiamo fermarlo. No, non va bene questo. All'attacco!
Da quanto ce l'hai questo nick qua? No, cavolo, ho sbagliato. Faccio io lì. Sì, quindi da quanto? Così posso dire a Spitz che ha dato false speranze a gente. Così posso insultarlo. Anche ora, anche oggi mi sono dimenticato del brutto, grazie. Ok, io ce l'ho da quando ho creato l'account di YouTube, che è il 2015. Seguiamolo. È la nostra occasione. Ma non gli faccio niente, raga. Hai controllato, credo. Però dai, va bene, dai. Visto che sei tu, ti do il copyright. Attenzione! Com'è? Ah, perché gli servirà qualcosa di un po' più forte. Dobbiamo fermarlo. Forza, all'attacco. Sta funzionando. Cavacca, raga, ma quanta vita c'ho? Allora? Acqua. Mi piace questo Hendrix. Poi tutti gli Hendrix. Comunque io non vorrei dire, ma Just Spitz o Spetaz per gli amici, mi ha scammato perché mi aveva detto che sarebbe passato a salutare. Non l'ha fatto. È cattivo. È molto cattivo. Me la lego al dito questo. Faccio così. Allora, fa vedere 15, 18... Sei stupido nel cervello, bro. Ah, dammi l'acqua. Quello è l'intento, anche perché tu non sai farci niente. Forse si mettono male, devi curarti subito. Guarda che lui la fa semplice. non ho vita. Ogni volta mi dimentico di farmi la vita. Dobbiamo fermarlo. Sì, lo so, ma allora, io il problema mio è che all'inizio io avevo il nick Hendrix, perché ancora non l'aveva usato quasi nessuno. Il problema è che poi ho cambiato account su Instagram, e indovina un po', quando ho cambiato l'account su Instagram, che ho cambiato il nome, sono iniziato a sbloccare i primi. E dopo quello, ovviamente, io non ho più potuto utilizzare quello e mi sono dovuto chiamare Hendrix Official.
su tutto. Infatti se tu cerchi Hendrix Official mi trovi ovunque, perché sono Hendrix Official. Azione, resisti Link. No, dammi l'acqua però, vieni qua e dammi l'acqua. Grazie. Però allora no. Magari metto quello che fa 24, eh. Bro, dammi l'acqua, subito. Muoviti. Dobbiamo fermarli. Forza, all'attacco! Seconda fase, immagino, a questo punto. Tu sai mica a che punto è arrivato Spitz? Quanti dungeon ha fatto di questi qua? La melma è ovunque. Usiamo l'acqua per spazzarla via. 9 melma, occhi aperti. Può nuotare nella melma. Se si sposta così non riusciremo mai a raggiungerlo. Cavacca. È dura muoversi con tutta questa merda. Non c'è niente che possiamo fare. Bro, allora, io capisco quello che vuoi, però io do la priorità ad ucciderlo, sinceramente. Avrei dovuto pulire la merda, ma vado a cacare. Cavacca, che è? Quindi era lui che ha creato tutta sta merda. Che schifo. Posso dirlo che schifo? Allora, in teoria si vede Mipha, perché era Mipha, no? Il saggio. Ci sta. In realtà preferisco la gente come te, perché, come si dice, è più motivo di conversazione. Quindi, no, non sei infame. Oh, il portacuore. Anzi, il mio primo sub invece è Edo, che è il mio moderatore. Il mio primo moderatore. Poi c'è Christian. Ah, non devo parlare con te, non posso prenderlo io, va a cacare. Ma che disprezzo! Sangue del mio sangue. Ascoltami. Ma questa voce. Allora, sei tu che ci hai parlato per tutto questo tempo? Proprio così. Sono una tua lontana antenata. Ok, no, non è Mipha. Una guerriera Zora al servizio del primo re di Hyrule. E una saggia in grado di controllare l'acqua come te. Ciao! La tua fluidità nel combattimento è davvero impressionante.
Si vede che sei un mio discendente. Come stai? L'orgoglio degli Zor. Quel mostro, il responsabile della melma, era un emissario del re dei demoni. Esatto. Il suo incarico era ben preciso. Doveva impedire che tu recuperassi la pietra che hai appena toccato. La gemma segreta. Come mai, cosa? Diciamo, perdonami, ok? Non capisco. Sappi solo che d'ora in avanti la tua vita non sarà più la stessa. Yeah. Ascolta attentamente ciò che sto per dirti. Vai, dimmi. Questa è la storia della guerra dell'esilio e di come il nostro destino cambiò per sempre. No, questa la devo sentire. Mi muto. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato, poco dopo la fondazione del regno di Hyrule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la conquista del regno. Era il re dei demoni. Ma il primo re di Hyrule, Raul, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Raul ci diede le gemme segrete per combattere. Come mai gli occhi? Hai sonno o semplicemente c'hai mal di testa? Degli artefatti preziosi che rendevano più forte chi li portava con sé. In qualità di saggia dell'acqua, presi anch'io parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. Era capace di crearsi un varco persino nelle mie barriere d'acqua. La sua agilità era formidabile. Alla fine, Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia, sigillando il re dei demoni a costo del... Ok, qua l'abbiamo visto. Quindi sono le quattro... i quattro punti di vista. La storia del grande conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Ah, ok. Grazie sì, all'inizio Blender per impararlo ci passi le ore lì dentro. Tuttavia, la minaccia del re dei demoni è più viva che mai. Sidon, mio discendente, ora accetta in eredità questa gemma segreta per onorare il giuramento che fece la saggia del tempo. Aiuta lo spadaggino Link ad avere la meglio sul re dei demoni. Bella che poi dicono tutto loro, Link aiutalo e poi basta, ringraziano la principessa e basta. Link frega niente. Dunque è davvero questo il mio destino? Lottare al tuo fianco? Ok. Sono venuto fin qui perché dovevo salvare il villaggio degli Zora. E adesso invece mi ritrovo a dover salvare l'intera Hyrule. No, sono io quello. Proteggerò il nostro però re, poi fidati che poi è come fece la mia antenata. Per Hyrule accetto la gemma segreta. Fico. Questo è fico. Adesso sono il saggio dell'acqua. Guarda, questo è il mio nuovo potere. Gwengue. Dammi la mano, Link. Ecco. Io, Sidon, il saggio dell'acqua, giuro sul mio nome che lotterò al tuo fianco. Ti prego di accettare questo come prova della mia lealtà. Bello. Vediamo che anello mi esce, perché ogni volta c'è un anello che si colora. E a sto punto ci sta sta cosa, perché tu puoi iniziare da quello che vuoi e quindi lui ti dice sempre la stessa storia, da più punti di vista, però se te la dice dopo la metà è uguale. Ok, non so se mi piace o meno, però vabbè, ci sta.
Grazie a questo anello potrai contare sul mio potere ogni volta che vorrai. È bello combattere di nuovo insieme, Link. E ora torniamo al mio villaggio. Sì, a dopo, a dopo. Grazie di essere passato. Grazie di essere passato. Che sono? Mezzanotte 11. Ah, devo essere sincero, questo boss mi è piaciuto, ma un pochettino meno. Carino, ma... Da dove nasce questa decisione improvvisa, padre? In realtà ho riflettuto a lungo su questa scelta. Non ho letto, sinceramente. Cosa ha detto? E tu, Sidon, sebbene stavolta ti abbia... Ah, fico. Sidon, prendi la mano di Iona e diventa il nuovo re. Dopodiché, voi due sarete a capo del villaggio degli Zora, insieme. Ciao, Leo! Grazie dell'Urk, buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Dai che sarà il lavoro meglio riuscito della tua vita. No, vabbè. Finora, finora. Ora. Ah. Ma non voglio. Non potete doppiarla sta cosa, scusatemi. Quello per me era Zelda palese. Ok, anche questo l'abbiamo fatto. Ma quante cose ci abbiamo? Tre. A me manca... Ne mancano due, una sopra e una sotto. Ovvero che quella l'ho vista e basta. Ok, dai. Yeah.
Ora c'ho i due cosi qua. Voi non lo vedete il secondo, però c'ho due cosi. Ah. Uccelli. Beh. Ah già, perché esce anche lui. Che figa sta cosa. Questa cosa qui mi piace un sacco. Mi piace veramente un sacco. La cosa che preferisco. Ce n'è uno lì. Cosa? Qui vicino non mi pare di vederne. Mi pare. Forse no. Ma Scarlet Shadow non era in maratona. Più in live. Chiedo, perché poi magari ho capito male ed è come fa come Stagit. Qui fa sì la maratona, però la fa giornalmente. Ah, come Stagit, ok. Maratona scam, ok, sì. Ah, ce l'avevo già messo. Un attimo qua. Qui era chiuso alle 10 anche lui, eh? Volevo prenderli in realtà quelli. Questo pensavo che stesse scappando. Lol. Sono un genio proprio. Che scambio. Ah, vi ricordo che noi la maratona la faremo il giorno del compleanno di Stasis. Praticamente cominciamo, quindi il 9. Il 10 e l'11, il 9 alle 14.30 dovremmo iniziare e finiremo alle... No, scusa, alle 15, non 14.30, e finiremo alle 3 di notte. Se invece verrà estesa, potrà venire estesa fino a mezzogiorno, dell'11. C'è l'obiettivo follower, vero? Non lo riesco a vedere. Oh, mamma mia. Sapevo, perché io non seguo il calcio, quindi non ne avevo idea, però. Cos'è qua?
sarò da solo. Ma cosa... Come lo faccio, scusami? Perfetto. Non ho capito. Io non so come andarmene di qui, sinceramente. Ah, io devo togliere quel paletto. Link, back. Vabbè, 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 stai zitto. Non dire niente di brutto. Ma si rivi... Allora, io... Perché quando non deve si aggrappa e quando dovrebbe farlo non lo fa? Ma si... No, sta scherzando. Salta. Ok, bravo Link. Ah, ma è lì, perfetto. E adesso però come ci arrivo io lì? Ah, con il coso. Come ci arrivo io all'inizio? Ma davvero raga, non so come arrivarci io all'inizio. Okay.
come ci arrivo io? Ma raga, ma non è possibile, non posso andarci. E come, come... Ce l'avevo fatta. Lo so, breve. Vabbè, sono morto. Ok, va bene. Perfetto. Ah, ma che scemo. Faccio questo, non posso fare nient'altro. Allora, poi volevo prendere quello. Che c'ho paura di rimanerci di nuovo bloccato, però. Bene. No. Cosa che devo fare?
Devi bere! Ok, sono caricato. Amugus. Tu 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 tu. Tururu. Grazie Nintendo, che sai che i tuoi giocatori probabilmente sono stupidi. Ah, ma che scemo. Troppo forzuto, raga. Troppo forzuto. Sono preso le tibie brutalmente, vabbè. Sono dettagli questi. Ma quest'arco è palesemente una faccia con la bocca spalancata.